Miriam, sveglia, che tardi. Che Devi andare a scuola. Papà è giù che ti aspetta in macchina. Dai, su. Mamma, che cos'è la macchina? Devo andare in bici oggi a scuola. Miriam, muoviti che papà ti sta aspettando. Mamma, ma che cosa stai dicendo? Il nostro mondo, ogni anno che passa, si degrada sempre di più. Infatti, nel 2019 sono state emanate quasi 5,31 tonnellate metriche di CO2, nonché anidride carbonica. Noi dobbiamo imparare ad essere più ecosostenibili. Infatti, invece di andare in macchina o in moto a scuola, bisogna andarci con le bici o con i monopattini elettrici per essere più ecosostenibili, per l'ambiente, per la natura. Dobbiamo prenderci cura di questo mondo che un giorno ospiterà le nostre future generazioni. Bisogna prendersi cura di questo mondo, come tu fai un po' con me. Ok, ora vado a scuola. I came here to pick up the phone. How did you forget your phone? Yes. That's not a good idea. Yeah. Can you come with you? Oh, yeah, sure. Hi, guys. Hello. Hey, hello. 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 What are you up to? Well, we are up to a project, you know. What? As you can maybe guess, it's an ecological project. We are talking about the environment and how to improve it, starting from the school itself. What we are up to? We have to discuss what may be the right decision to, you know, find a way to make this place ours, to personalize it and to make it special, all in accordance with ecological, you know, ecological factors and with environment in mind. I'll now pass the ball to my friend Miriam, who is going to welcome you to this big project. Wow, thank you, thank you. Ragazzi, cosa vi ha insegnato questo progetto? Questo progetto ci ha insegnato quanto è importante contribuire alla sostenibilità del nostro pianeta. Questo progetto ci ha insegnato che non tutti i luoghi sono sicuri, che non tutti i luoghi sono pericolosi. Questo progetto mi ha fatto riflettere maggiormente sulle conoscenze della sostenibilità. Come ha detto Angelica, questo progetto mi ha aperto gli occhi e mi ha spronato ad impegnarmi di più. Anche io, come gli altri, penso che l'iniziativa per migliorare questo pianeta dovrebbe partire da noi. La nostra palestra esterna può essere migliorata sotto vari punti di vista. Il primo è il campo da calcio, che non è dotato di un buon pavimento. E infatti la porta è senza rete. La seconda cosa è la pista di atletica, che bisogna bonificarla e curarla non solo all'inizio della scuola, ma anche durante l'anno scolastico. Questa è la libreria della nostra scuola, è uno spazio scolastico che è stato un po' vandalizzato col passare degli anni, quindi pieno di scritte, che andrebbe migliorato dal punto di vista comunque dell'aspetto. Sarebbe un buon punto di ritrovo per i ragazzi, per lo studio, ma anche per chi si ferma dopo scuola per le attività scolastiche.